Nella sua ingenuità classica sembra non accorgersi di tutto questo, e se ne accorge invece Dante, che era abituato a quella mentalità, come ha detto Benito, di queste chiese buie, spesso gotiche o romaniche, in cui c'era questa atmosfera così pressante della chiesa e della paura che incuteva questo mondo ultraterreno. Anche Dante stesso, quando girava per le vie di Verona col suo colorito un po' scuro, olivastro, del volto, i capelli neri, le donne per spaventare i bambini dicevano: colui è stato all'inferno, abbiatene paura. E quindi veniva usato un po' come un uomo nero Dante stesso. Questi sono un po' degli aneddoti sulla sua vita, ma questi diavoli rappresentano proprio quel male che Dante conosceva e che lui se ne avvede, si accorge, dice a Virgilio: ma se tu se sei accorto come suoni, non vedi tu che hai di grigna nei denti e con le ciglia ne minaccian duoli? E Virgilio dice: lasciali di grignare, pura lor senno che fanno ciò per nilessi dolenti. E non si avvede infatti dell'inganno di Malacoda, questo diavolo, che il capo di questi diavoli, che dice: Virgilio chiede loro la strada e lui gli indica un ponte, l'unico ponte sopravvissuto, dice Malacoda, dopo che Cristo era disceso agli inferi e quindi questo terremoto aveva provocato questa ruina, dice Dante, questa rovina in cui tutti i ponti tra le varie bolgie erano crollati, ma solo uno rimane, dice Malacoda, andate in quella zona e 10 dei miei vi faranno scorta. In realtà non esiste questo ponte, è crollato come tutti gli altri. E solo nel 23° canto si scoprirà da parte di questi ipocriti, questi condannati che hanno queste cappe di piombo all'interno e dorate all'esterno per simboleggiare l'ipocrisia, e dove c'è anche Caifa, un più grande ipocrita della storia classica, proprio crocifisso, come ha detto Benito, a terra senza neanche la croce, che quella croce che era il simbolo di salvezza, lui invece è crocifisso a terra, nella sua nudità, proprio a simboleggiare questo degrado umano. E solo qui Virgilio capirà, per le parole del frate, che è stato ingannato. Ed è questa immagine molto bella, dopo che Virgilio era stato visto proprio in questo stesso canto come una madre che all'accorrere dei diavoli aveva preso Virgilio e aveva preso Dante in braccio, ed erano scesi di corsa, era scivolato sulla schiena da questa rupe proprio per trarre in salvo Dante. Dice: come una madre, caro amore desta, che vede presso sé le fiamme accese e prende il figlio e fugge e non s'arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camicia vesta. E dice che Dante dice: Virgilio mi aveva preso in braccio come suo figlio, non come compagno. E qui invece questo maestro appare distrutto nella fine del 23° canto, cominciato taciti, soli, senza compagnia, e concluso di nuovo con questo silenzio proprio melanconico di Virgilio, che procede a passi svelti con dei tratti di ira sul volto, ma Dante fiducioso nel suo maestro. Molto bella questa immagine, perché proprio nel descrivere lui dice: e io andai dietro a lui, dietro alle poste delle care piante. Mette le orme in quelle del suo maestro, anche se in quel momento sconfitto, perché ha la speranza di poter compiere la salvezza sua e dell'umanità con questo viaggio. E così procede, si chiude con questo andare che è sempre tipico dei canti di Dante, non finiscono mai con precisione. Forse il 24° finisce con queste parole crude del dannato e si chiude in questo tono infernale, come il canto di Ulisse, ma gli altri sono tutti, soprattutto nel Purgatorio, di Dante peregrino che si muove, si chiudono mentre Dante va oltre. Ad attenderlo ci sarà qualcos'altro e noi non lo conosciamo.